Buongiorno e ben ritrovati con l'aperitivo, la trasmissione che tutti i giorni fino a fine giugno, da lunedì al venerdì alle 12.30 vi accompagna al telegiornale del giorno. Nel corso dell'aperitivo approfondiamo i temi di attualità, ma conosciamo anche l'attività delle associazioni che operano sul territorio. Proprio il caso di questa puntata che dedicheremo alla solidarietà, al terzo settore, alle attività di tante associazioni di volontariato che operano sul territorio umbro. Abbiamo tre ospiti in studio, ve li presento subito, sono i rappresentanti di Avis, rispettivamente e in ordine di seduta, De Ruta, Eolo Barcaccia, poi abbiamo Roberto Bastianelli, Avis Spoleto, e Roberto Taborchi di Avis Magione. Io ho segnato qui sui miei appunti anche degli anni, ma non sono gli anni di età, badate bene, ma sono gli anni di attività delle Avis. Quindi quando parlo di 53 anni mi riferisco al più giovane, Roberto Taborchi, visto che l'Avis di Magione ha appunto 53 anni, lo vediamo con questa bella polo gialla griffata Avis, ben 70 anni e ci siamo quasi. Roberto Bastianelli al centro con doppio griff Avis, cravatta più pochette, l'ho notata, ci ha promesso che se la trasmissione va bene ce ne regala una, e poi De Ruta che è, diciamo, l'Avis più giovane ma è molto attiva proprio perché è giovane, appunto, con rappresentata qui da Eolo Barcaccia. Allora, abbiamo anche in collegamento e a breve ci parleremo con l'associazione sul sentiero da Frascaro a Norcia, nell'ambito della rubrica CESVOL, con la signora Cataldi, che vedo già in collegamento. Salve, siete in due? Siamo in due. Chi dei due è la signora Cataldi? Siete in due. La signora Cataldi e la signora Amelia Lucci. Ben trovate, a breve apriremo la sezione della nostra trasmissione dedicata al CESVOL, vi porteremo a scoprire questo piccolo borgo nursino di Frascaro e le tante attività che questa associazione compie sul territorio. Ma cominciamo con Avis. Quasi tutte le settimane noi dedichiamo un approfondimento ad Avis perché c'è bisogno di sangue, e lo diciamo sia a livello regionale, a livello provinciale e anche nelle varie Avis comunali. Questo appello viene di volta in volta divulgato, ma ci piace sottolineare nella puntata di oggi anche le peculiarità, perché noi conosciamo la struttura nazionale, diamo per scontata che sia ramificata sul territorio in modo omogeneo, così non è. Se è presente così in modo capillare sul territorio, in particolare sul territorio umbro, è proprio grazie alle piccole realtà comunali che, come scopriremo questa mattina, sono abbastanza datate nel tempo. Cominciamo dalla più antica, ovvero da Bastianelli, Roberto Bastianelli, Avis di Spoleto. Sì, Avis di Spoleto. Noi operiamo sul territorio da lontano 1954, quest'anno è il 70° anno di attività. Che sarà festeggiato il 7 dicembre, mi diceva. Sì, in consiglio direttivo abbiamo stabilito di festeggiarlo il 7 dicembre perché sarà un grosso evento per cui richiede molta attività e molta precisione, e allora abbiamo bisogno del tempo. Quindi il 7 dicembre festeggeremo i 70 anni dell'attività avisina, e l'8 dicembre daremo le gratificazioni, le benemerenze, cioè tutti coloro che hanno ricevuto, hanno donato, no? A vario titolo. Un certo numero di donazioni, hanno le medagliette di varie gradazioni. Esatto. L'evento clou sarà la sera, quando ci sarà il gran galà dell'Avis e il concerto dell'Immacolata al Teatro Menotti. Ecco, stiamo appunto vedendo le immagini di uno dei concerti. Questo è il gran galà del 2023. Dove siamo qui? Sempre a Menotti? Siamo sempre al Teatro. Come viene organizzato questo evento? Questo evento viene organizzato tramite l'Avis in collaborazione con la banda musicale di Spoleto. Ormai sono 12 anni che facciamo questa attività in simbiosi insieme, e
abbiamo questa sintonia e vorremmo continuare per gli anni futuri ancora. In che modo questa attività, diciamo, contribuisce magari a finanziare o a divulgare le attività di Avis sul territorio? Allora, questa qui è un'attività che è promozione, ma diamo la benemerenza, cioè quello che è l'attività avisina alla fine, cioè più che l'attività avisina, noi gratifichiamo i donatori, no? Perché l'attività... Che vi hanno dato tanto, voi restituite... Certo. Sotto forma di, diciamo, iniziative culturali. Iniziative culturali e anche con la medaglietta di identificazione, perché con le 50 donazioni hanno la spilla d'oro, con le 75 la spilla d'oro di... crescendo, certo, hanno la spilla d'oro in, con il Rubino, e poi con le 100 quella con lo Smeraldo. Stiamo sentendo in sottofondo l'inno nazionale, fra l'altro oggi giornata di partite Italia-Spagna, quindi lo sentiremo anche stasera. Questo è l'inno nazionale eseguito dalla banda. Banda, banda musicale Città di Spoleto. Il maestro è Angelo Silvio Rosati, no? E quindi... Che collabora con voi. Ho scoperto però... E non lo sapevo sinceramente, che si deve ad Avis anche la riedizione della corsa dei Vaporetti, sì. Che era una corsa tradizionale, storica di Spoleto, ed è ritornata poco più di 10 anni fa, soprattutto grazie ad Avis. C'è da fare una precisazione. Questa corsa dei Vaporetti sono circa 100 anni di storia, ha circa 100 anni di storia, soltanto che è stata ripresa nel dopoguerra. E c'erano, come si chiamano, le carrozze dei minatori che ci facevano a gara. Il nome Vaporetto, quello che si avvicina di più, è Dal Vapore, che era la macchina che collegava Spoleto con Norcia, era una strada tortuosa, certo. Per cui da lì il nome Vaporetto. Noi facciamo questa rievocazione dal 2012, perché l'allora presidente dell'Avis, Sergio Grifoni, ha voluto rievocare questa storia. Insieme al Comitato Vaporetti noi facciamo proprio questa rievocazione ogni anno a giugno. Prima si faceva a gennaio, ma era freddo, quindi era difficile correre. Adesso la facciamo a giugno e l'Avis è sempre presente. Uno, perché ci dà una grandissima visibilità, e quest'anno, anzi... venerdì, sabato e domenica sarà la corsa dei Vaporetti a Spoleto, e invito tutti a venire a vederla, così come il 29, no? Facciamo la cena finale dei Vaporetti al ristorante Zengone e invito tutti a partecipare. Le prenotazioni si possono fare lì nella sede dell'A. Grazie mille. Ha citato Norcia. Signora Cataldi, ancora con noi? La sento male. Eccola, signora Cataldi. Dica. Sul sentiero del silenzio, ma avete una sede Avis lì a Frascaro? Allora, a Frascaro no, perché il paese è piccolissimo. A Norcia in questo momento non so se è aperta. Sì, mi risulta che sono attivi qui i rappresentanti dell'Avis, insomma fanno cenno di sì. Magari questa concomitanza in trasmissione potrebbe essere un modo anche per aprire una sede di Avis o per fare attività di volontariato Avis anche a Frascaro. A breve torniamo da voi, mi faccia finire con Avis, poi andiamo in sigla col CESVOL e parleremo delle tante belle attività dell'associazione sul sentiero del silenzio tra Frascaro e Norcia. Andiamo avanti, sempre seguendo l'ordine di età, quindi andiamo da Magione, perché Magione ha 53 anni. Roberto Taborchi, lei è molto più giovane, non era ancora nato quando è nata l'Avis di Magione, ma so che ha scritto un libro sull'Avis di Magione. Non ero nato quando è nata l'Avis di Magione, però ecco, mi sono voluto impegnare in occasione della ricorrenza dei 50 anni, che è stata nel 2021, scrivendo questo libro che si chiama 50 anni in due colori. I due colori sono un riferimento al sangue e al plasma, quindi il rosso e il giallo. E, eravamo in periodo di Covid,
però è stato comunque possibile organizzare una bellissima presentazione in una location suggestiva come il simbolo di Magione, che era la Torre dei Lombardi. E in questo libro, ecco, ho cercato di ripercorrere la strada che ha il percorso di Avis in questi anni. Quest'anno quindi sarà il 53esimo, e ecco, con delle testimonianze degli ex presidenti, con foto, documenti che ho ritrovato negli archivi. È stato un bel lavoro, è stato emozionante, anche perché ripercorrendo la storia di Avis siamo riusciti a ripercorrere anche tutta la storia del paese. Certo. Quindi, ripercorrendo eventi, rivedendo persone che hanno fatto la storia non solo dell'associazione ma di Magione in generale. Noi abbiamo preparato anche alcune immagini, ora possono scorrere grazie alla nostra regia. Ci sono stati diversi eventi, molti anche legati allo sport. Stiamo vedendo qualcosa, questo è uno stand che voi avete realizzato nel corso di quale evento? Sì, questo era uno stand a Umbria Jazz l'anno scorso, tra l'altro quest'anno sarà riproposta una collaborazione delle Avis comunali, quindi quello che dicevamo anche prima, cioè le piccole realtà che si mettono insieme per un obiettivo più grande, più comune. Quindi ci saranno degli stand credo in Piazza Italia in occasione di Umbria Jazz. Sì, diciamo, il nostro rapporto con lo sport è molto importante, perché noi abbiamo una costola nostra, in sostanza una sezione di atletica dove ci sono tanti atleti donatori che ci aiutano a perseguire un doppio obiettivo, cioè quello di promuovere il dono di sangue plasma e comunque l'attività fisica, il benessere in generale. Poi in questi anni ci siamo avvicinati anche a tante altre realtà, alla pallavolo per esempio, adesso stiamo pensando al basket, abbiamo fatto collaborazioni col rugby, quindi ecco, questo rapporto ci interessa molto. Sì, a breve vedremo delle immagini, anche avete realizzato anche alcuni eventi con Jack Sintini. Quanti soci a Magione? Allora, i soci sono circa 600. L'anno scorso abbiamo fatto 839 donazioni, però ecco, durante gli anni della pandemia, quindi 2020-21, abbiamo anche superato le 1000. Questo è stato un traguardo straordinario per noi, che non avremmo pensato qualche anno fa. Il nostro, diciamo, miglior risultato negli anni precedenti era poco più di 700. Eccole le immagini relative allo sport, ma ho notato, conoscendo le varie realtà comunali di Avis, che spesso c'è questo legame Avis attività sportiva, podismo, pallavolo, calcio. Sì, 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 assolutamente. Significa che chi pratica sport e sta bene, evidentemente anche predisposto a donare. Sì, questa è anche un'analisi che abbiamo anche fatto guardando i numeri, insomma, anche l'indice di sospensiva degli atleti, facendo riferimento chiaramente a quelli della nostra sezione di atletica, hanno una percentuale di sospensiva che è circa la metà rispetto a quella generale dei donatori. Quindi chiaramente seguire un sano stile di vita, fare attività fisica, quindi benessere psicofisico e quant'altro, aiuta anche ad essere nelle condizioni ideali per poi fare il gesto della donazione in modo per... E ricordiamo, lo facciamo sempre, che anche la stessa donazione aiuta a tenere sotto controllo la salute, perché ci sono delle analisi che vengono fatte in modo del tutto gratuito, c'è uno screening sanitario per tutti quelli che donano ed eventualmente, se ci fosse qualche problema, e talvolta è successo, poi le persone vengono richiamate e invitate a fare ulteriori approfondimenti. Esatto. No, colpa mia, non ho riportato gli oltre 4.000 soci di Spoleto, di cui 1.700 donatori, 420 invece gli associati di De Ruta, di cui 315 donatori. Siete l'associazione più giovane, ma anche voi quest'anno fate cifra tonda, 30 anni che festeggerete con un pranzo sociale. Domenica faremo un pranzo sociale. C'è da dire che noi, come Avis De Ruta, del territorio ne abbiamo due, perché abbiamo anche la comunale di base di Casalina, che è una frazione del comune di De Ruta, e in tutto l'anno, il 2023, abbiamo fatto quasi 415 donazioni, insomma, che è un bel traguardo. Ricordiamo che fra l'altro in Umbria si dona solamente presso alle aziende ospedaliere, quindi non ci sono i classici camper che si vedono nel resto d'Italia, quindi questi donatori sono donatori che si raggiungono con maggiore difficoltà, quindi ancora più merito a voi che li portate quasi di peso a donare nell'ospedale al Santa Maria della Misericordia di Perugia o nei vari centri ospedalieri sul territorio. Noi siamo mezzo, la chiamo, perché siamo equidistanti fra Perugia e Pantalla. Esatto, cioè, esatto. I nostri donatori vanno sia a Perugia che a Pantalla. Anche a De Ruta attività sportiva con l'atletica podistica Avis. Con l'atletica abbiamo
tanti donatori dell'atletica, tra cui la nostra presidente, che è la Katiuscia Vichi. Stiamo vedendo appunto le immagini della Podistica Avis di Perutà. Che organizza anche una bella manifestazione che corri per le vie della ceramica e che vede la partecipazione di tanti, tanti, tanti atleti, tanti ragazzi. E questo ci aiuta e ci sprona ad investire, come diceva Taborchi, cioè ad investire nel mondo dello sport, perché crediamo che chi fa sport è potenzialmente sano e può donare. Torneremo a parlare di Avis a breve, adesso apriamo la parentesi CESVOL con la rubrica Voci Accanto, sigla e poi nuovamente in collegamento con Norcia. Allora, per il sentiero del silenzio, io sapevo che c'era una sola persona collegata, Angela Rita Cataldi, invece sono due. Raddoppiamo questa mattina. Non l'avevo detto nello specifico. Ci presenti lei l'altra persona? Per problemi di lavoro. Mi dica, chi è accanto a lei? Come? Chi è accanto a lei? Accanto a me è la signora Amelia Lucci, che è un membro del direttivo dell'Associazione per il Sentiero del Silenzio. Cosa fa questa associazione? Cerchiamo di farlo capire mentre scorrono anche delle immagini che abbiamo preparato della vostra attività. Allora, l'associazione nasce dopo il sisma del 2016, a dicembre 2016, con degli obiettivi ben precisi e delineati. La prima cosa, siccome la nostra bellissima chiesa di Sant'Antonio Abate era venuta totalmente giù, crollata completamente, e siccome l'interno aveva dei tesori inestimabili, ci siamo proposti di cercare di far recuperare tutte le opere, cosa che siamo riusciti a fare, e seguire poi, abbiamo voluto a tutti i costi che la chiesa fosse ricostruita. Anche qui, operando con rapporti con le istituzioni, siamo riusciti, è una delle poche chiese del territorio che è in ricostruzione. Dopodiché ci occupiamo anche della comunità, perché avevamo in quel momento tanto bisogno, no, di fare qualcosa insieme, e quindi l'associazione nasce anche con uno scopo sociale, quindi facciamo passeggiate anche animate. Vedete le immagini che vedete, cerchiamo di rievocare quella che era la vita del nostro paese. Ma io ho visto dei bellissimi video a 360 gradi, invito i nostri telespettatori a andarli a cercare sul vostro sito, con delle vere e proprie messe in scena sul territorio del piccolo borgo, con tanti visitatori anche. Allora, noi siamo pochissimi, siamo una trentina di persone, 35, forse 40, non so se arriviamo. Però quando, siccome siamo molto uniti e la nostra associazione che è piccolina, abbiamo 37 soci, ma che le persone che si occupano attivamente di organizzare gli eventi siamo una decina. Però siamo molto forti, perché lo facciamo veramente col cuore e con amore, e quando ci mettiamo insieme riusciamo a fare tante cose. Tenga presente, è stato scritto un libro. Eccolo qui, guardi, lo stiamo vedendo proprio adesso, Frascalo di Norcia. Esatto, questo libro che parla su Via Volta Terremoto, abbiamo voluto mettere nero su bianco quello che era la nostra storia, i racconti dei nostri anziani, e soprattutto mettere nero su bianco quello che era la nostra chiesa. Dopodiché abbiamo collaborato alla realizzazione di un film, di un docufilm che riguarda il terremoto, ma che è un gioiellino, un capolavoro secondo noi. Come si chiama? Così lo andiamo a cercare. Esatto, il film si chiama Storie di Pietre, di Alessandro Leone. È un docufilm molto delicato
Abbiamo visto anche la locandina scorrere nelle foto. Adesso stiamo vedendo appunto il sito internet dove sono raccolti i video a 360 gradi a cui mi riferivo. E partecipiamo a tanti progetti. Abbiamo partecipato a un progetto con la Cassa di Risparmio di Foligno, con la quale abbiamo appunto creato degli eventi, tra cui la passeggiata animata. Dopodiché abbiamo fatto un progetto con infrazioni creative. Eccolo qui. Qui del territorio, e anche qui abbiamo fatto la passeggiata, riprodotto questa passeggiata. Dopodiché lo scorso anno abbiamo collaborato con l'associazione Il Giardino di Francesca di Perugia. E il signor Floris Pietro è venuto qui da noi, ha portato dei fiori e contemporaneamente ci ha donato una bellissima panchina in legno dove c'è scolpito un lupo, perché noi viviamo anche in mezzo ai Monti Sibillini, e qui da noi non è difficile avvistare lupi, volpi, caprioli, quindi siamo in un posto bellissimo. Certo. A venire a visitarlo. Signora Cataldi, 16 agosto la tradizionale festa di San Rocco, ma prima di Ferragosto ci sarà anche una mostra di quadri, foto e oggetti di artigianato itinerante lungo le vie di Frascaro. Quando è che c'è il prossimo evento? Non la sento. Mi senti adesso? Sì, adesso sì. Il prossimo evento, prima di quelli già citati a ridosso di Ferragosto, so che avevate una passeggiata in questi giorni che è stata rinviata, c'è già una data? Sì, esatto, è stata rinviata a settembre perché in pratica nella stessa giornata in cui avevamo deciso di farla c'è stata l'inaugurazione della nuova abbazia dei nostri frati benedettini, quindi abbiamo deciso di non far coincidere le due cose. Le lascio un minuto per commentare insieme a me le immagini che adesso Moreno Rellini manderà in onda sulla cura del paese. Sono immagini che mi hanno colpito molto. Cioè voi come associazione, eccole qui, realizzate dei piccoli segnali stradali in lingua. Il nostro paese che è massacrato dal terremoto, perché la ricostruzione sta partendo in questo momento, anche con delle piccole cose, ma che possano rendere comunque più gradevole la visita di questo piccolo borgo. E in questo momento abbiamo in programma la passeggiata che è rinviata a settembre, che magari, siccome la sicuramente pubblicizzeremo su Facebook, vi invito a venire perché abbiamo un bellissimo castagneto e quindi ci immergeremo proprio in questo bosco che è meraviglioso. E poi abbiamo la festa del nostro patrono San Rocco il 16 di agosto, e lì oltre alle celebrazioni religiose facciamo attività con i bambini e per quanto riguarda noi una cena sociale in cui siamo tutto il paese e tutti gli orundi che vengono da Roma o dalle varie città dove si trovano adesso per stare insieme. Grazie ad Angela Rita Cataldi dell'Associazione sul Sentiero del Silenzio da Frascaro a Norcia. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook e sul sito internet. Vi ringraziamo per questa opportunità che ci avete dato. Grazie a voi, mandateci altre informazioni, saremo lieti di informare anche i nostri telespettatori. Sentiamo. Era la rubrica Voci Accanto del CESVOL, ma questa mattina abbiamo parlato anche di donazioni di sangue con i rappresentanti di tre AVIS territoriali. Li vado a citare: Roberto Taborchi di AVIS Magione, Eolo Barcaccia di AVIS Deruta e il terzo, me lo son perso, Roberto Bastianelli di AVIS Spoleto. Grazie a tutte e tre, ricordatevi prima di andare in vacanza di andare a donare il sangue, molto molto importante per chi lo riceve, ma anche per voi che donate.